un'altra, insomma, partita amara, purtroppo, una partita che il Parma non meritava di perdere. Nel finale purtroppo c'è stata questa disattenzione. In generale sente comunque di imputare qualcosa alla squadra o la prestazione secondo lei c'è stata nel complesso? Ma no, io non devo imputare nulla, bisogna prenderci, ci prendiamo le nostre responsabilità, me le prendo io per primo, ma questa è un'annata che è così e perciò la responsabilità è mia, le colpe sono tutte mie. No, le colpe sono tutte mie, perciò i ragazzi lasciamoli tranquilli, l'allenatore tranquillo, le colpe sono mie, sono convinto che è così, perciò è inutile star a rimpiangere tutta una serie di cose, la responsabilità è mia e dovrò necessariamente far capire questo a tutti, perciò mi prendo io la responsabilità. Adesso c'è la pausa, una settimana per la nazionale, potrebbe essere utile, ci sarà un confronto magari con... Ci sono confronti, è una presa di coscienza, purtroppo c'è anche tanta sfortuna, ma la responsabilità è nostra, tante difficoltà, tante situazioni una dietro l'altra, però bisogna prendersi con molta onestà le responsabilità e perciò ritengo che sia giusto io come prima persona responsabile che mi prendo le mie. Perciò i ragazzi stanno facendo il massimo quello che possono fare con tutte le difficoltà. La classifica purtroppo piange, bisogna, che cosa si può fare per dare una sterzata? Bisogna reagire a tutta una serie di situazioni, ma ci abbiamo le difficoltà, sono indubbie. Perciò ho detto bisogna fare delle necessità virtù, arrivare a far punti senza guardare la classifica, perché non si doveva vedere l'anno scorso, non si deve vedere quest'anno. Purtroppo è questa. Partita, forse a un certo punto l'1-1 sembrava anche magari un risultato stretto, poi si è trasformato improvvisamente. Sì, ma è sempre l'episodio che fa così, e per di più l'episodio non è che arriva a 10 minuti, un quarto d'ora alla fine, arriva all'ultimo secondo. C'è poco da dire, è un periodo, da quel giorno in poi va avanti così. Stare in 10 loro, giustamente, per può averli caricati magari ulteriormente, ah, oppure... Abbiamo giocato da tutta una parte con tutti i nostri limiti, insomma, loro non hanno fatto niente in 10, si sono difesi e basta. La partita è già difficile perché sapevamo incontrare contro Genoa e Gasperini, giocava uomo contro uomo e perciò è complicata, se non c'hai la differenza in campo di qualità non riesci a farla tua, ma le partite sono sempre... difficili contro Genoa anche l'anno scorso, anche negli altri anni, perché è difficile sviluppare gioco. Una domanda che so che magari può non piacere, però devo fare, l'allenatore è saldo? Sto detto, la colpa è mia, come nell'anno addietro bisogna prendersi anche i meriti, io penso che voglio che tutti pensino che la responsabilità è di Leonardi, ma perché lo penso veramente. Ne faccio anch'io una. Il pubblico sembra che abbia individuato tra i capri espiatori proprio Francesco Lodi. Bisogna difenderlo adesso questo ragazzo perché è arrivato come un valore aggiunto e deve essere un valore aggiunto per la nostra squadra. Il pubblico è in tribuna ed è giusto che esprime quello che pensa. Francesco, il pubblico fa il tifoso, ma Lodi deve reagire da professionista. Sta mica a pensare a quello che giustamente se io vado... a teatro e secondo me non canta bene, non suona bene, esprime, poi bisogna reagire dentro ognuno dentro se stesso, però come ci tengo a precisare, io non voglio dare responsabilità ai giocatori, non voglio dare responsabilità all'allenatore, so io che cosa c'è che non va e ci auguriamo di svoltare, sennò bisognerà chiaramente attivarci per gennaio. Invece Coda ancora positivo. Beh sì, ma Coda non c'è dubbio che è positivo, è un giocatore, un ragazzo propositivo, un ragazzo che ha fatto tanta gavetta e la gavetta è importante nel calcio di oggi. Grazie.